Ed ora cambiamo decisamente argomento perché questa sera ho il piacere di ospitare nei nostri studi Maria Pia Rosani, che è la presidente dell'Associazione Futura Onlus di Cremona. Buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera. Dunque, l'Associazione Futura, che è ben nota, si occupa di riabilitazione in ambito equestre per quanto riguarda l'infanzia, ma anche i giovani. Un'associazione che sta andando avanti ad oltre un anno appunto da questa emergenza sanitaria, però mi diceva non con poche difficoltà. Sì, diciamo che questo anno di pandemia ha messo a dura prova la vita stessa dell'associazione, perché tutto quell'insieme di iniziative volte alla raccolta fondi naturalmente è stata azzerata e quindi l'associazione ha dovuto fare i conti con zero entrate e quindi dover far quadrare i conti soprattutto del mantenimento di animali meravigliosi, bellissimi quali sono i cavalli, ma animali molto esigenti e molto delicati. Ecco, ci sono stati appunto anche dei problemi per quanto riguarda appunto il benessere di questi animali. Sì, gli animali sono prima di tutto i nostri cavalli e le due asine sono i nostri migliori amici e quindi noi cerchiamo di curare il loro benessere, perché se gli animali stanno bene, lavorano bene con i nostri ragazzi. Quindi per noi è una preoccupazione primaria quella di avere i cavalli così messi nel migliore dei modi. È chiaro che quest'anno, quest'inverno è stato molto faticoso, perché appunto la stagione e le piogge hanno messo a dura prova i cavalli e anche i volontari preposti all'accudimento. Il terreno dove noi ci troviamo è un terreno argilloso e naturalmente con l'andare del tempo, la presenza degli animali ha avuto un cedimento. E quindi questo terreno ha smesso di drenare, diciamo, le piogge. Ci siamo trovati in una situazione in cui i paddock erano praticamente una distesa di fango, pozzanghere, dove i nostri animali erano costretti a rimanere così, insomma, sprofondando. E chiaramente gli animali, i nostri animali che sono animali, sono cavalli di mezza età con problematiche della mezza età, insomma, che soffrono un po' di reumatismi, chiaramente non hanno sofferto di questa situazione, anche se hanno un box dove ripararsi, però i nostri animali sono abituati a vivere a contatto proprio con la terra, con la natura, perché è il loro habitat naturale. Però insomma abbiamo dovuto così ricorrere a cure veterinarie importanti, soprattutto dal punto di vista economico. Certo, ecco, quindi non poche difficoltà, siete riusciti, mi diceva appunto, a garantire comunque la vostra attività alle persone che si rivolgono a voi, a queste famiglie che hanno bambini che necessitano di una riabilitazione, è così? Sì, le nostre attività non si sono praticamente quasi mai fermate, soprattutto per la cura degli animali, perché gli animali, come i cavalli, hanno bisogno di vivere nella pulizia e soprattutto hanno bisogno di alimentarsi più volte al giorno. Quindi i ragazzi che lavorano con questi animali e che sono abituati a prendersi cura di questi animali sono andati avanti, scaglionati con tutte le misure di sicurezza, sono andati avanti a prendersi cura di questi animali per garantire loro il maggior benessere. Ecco, però ci appelliamo, Presidente, comunque alla generosità di chi ci segue da casa, che sì, magari vuole contribuire così ad aiutare questa associazione che, ricordiamolo, svolge davvero un preziosissimo contributo all'interno della comunità. Sì, io sono qui appunto per fare questo appello, perché noi siamo un'associazione che vive grazie alla generosità del territorio, una generosità che non è mai venuta meno, perché in varie occasioni Cremona ha risposto alle nostre necessità e alle nostre difficoltà. Abbiamo bisogno ancora una volta di una mano, perché il nostro progetto è quello di rifare i paddock, rifare il terreno, rimettere in sicurezza i cavalli e rimettere anche a posto, diciamo, i loro box con delle casette che sono diciamo più a norma, che rispettano la sicurezza, più salubri, e quindi è un passo importante per la nostra associazione.
e quindi abbiamo bisogno ancora una volta della generosità di tutta Cremona. Certo, sicuramente non mancherà. Grazie dunque alla nostra Presidente Rosani per essere stata con noi. Grazie a voi dell'ospitalità e grazie a tutti.